questa sera è stata una giornata particolarmente negativa in attacco dal punto di vista tiro, abbiamo sbagliato tantissimo dei tiri facili, ma anche palle perse nell'uno contro uno, nelle piccole cose, nelle stupide cose, perché alla fine poi quando riuscivamo a difendere bene siamo riusciti ad andare bene in gioco veloce. La difesa è andata migliorando con il proseguo della partita, però è partita molto male con il nostro miglior difensore che era un po' troppo esuberante, però ci sta e avremmo potuto vincere con pochissimi dettagli qualora fossero andati in un altro verso. Ecco, le indicazioni che danno un po', che sta dando un po' questo campionato. Ma sicuramente i punti non ci servono, ma ci servono le vittorie, perché comunque nel processo di formazione tu devi anche vincere, perché questo consolida tutto quello che di buono fai. È vero, siamo, tranne che con Cingoli e Romagna, stati sempre in partita e questo è quello che conta. Io sono convinto che con il passare del tempo queste partite come oggi le vinceremo abbastanza, perché sono pochissimi fattori che hanno influenzato la sconfitta. Diciamo che l'altra cosa positiva che noi abbiamo è una panchina numerosa, per cui quando non c'è un giocatore in forma ci dovrebbe essere subito un altro. Il problema di oggi era che i terzini, soprattutto Wierer, che generalmente ha giocato sempre benissimo in questa partita, si è fatto stoppare diverse palle e ne ha perse anche due in un momento di superiorità numerica, e questo ha inciso, ma è la prima partita che sbaglia, per cui va benissimo. Beh, era la partita che ci aspettavamo. La squadra federale è una squadra molto competitiva che sta insieme e si vede, è una squadra che esprime un ottimo gioco, poi naturalmente guidata in panchina dal meglio che ci possa essere, quindi esprime un ottimo gioco. Noi siamo molto contenti perché venivamo da delle prestazioni non particolarmente positive, bene ma solo a tratti. Serviva una partita un po' che rappresentasse un riscatto, lo è stata, perché è stata una partita difficile, giocata punto a punto e che si è conclusa solo nei minuti finali. Però sono veramente contento dei ragazzi perché hanno dato tutto, non hanno mai mollato e questa volta hanno messo più testa rispetto a tutte le altre volte. Tu che hai giocato ai massimi livelli, hai giocato anche in nazionale, se Luca Maraldi avesse avuto un progetto del genere ai suoi 17-18 anni, dove sarebbe potuto arrivare? Cosa gli avrebbe potuto permettere un progetto del genere? Allora, questo non lo so, perché con i secondi in mano non si va lontano, però parlavo proprio con uno dei nostri ragazzi che sta qui, che è Jacopo, ed gli dicevo esattamente questo: se io avessi avuto questa opportunità alla vostra età, io non avrei dormito per 2 anni prima e per 5 anni dopo, perché è un... Per chi ama questo sport e chi ama lo sport in generale, ha ambizione, è il meglio che possa esserci: stare insieme a un gruppo 24 ore su 24, allenarsi in maniera professionale in una struttura bella, nuova e funzionale, credo che sia al massimo. Quindi questi ragazzi sono molto, molto fortunati, ma lo sanno, e quindi quello che fanno adesso lo si vedrà sicuramente in questi, nel prossimo futuro, ne sono sicuro, ma si vede già. No, beh, oggi è stata una partita molto difficile. Come l'aspettavamo difficile, ma forse è mancato qualcosa in difesa, ma soprattutto in attacco, un po' di palle perse, tiri sbagliati che hanno condizionato il risultato. E come ti trovi qui in questo gruppo con i tuoi compagni, che poi già conosci perché fanno parte un po' dell'ossatura della rappresentativa Under 17, quindi già vi conoscevate? No, ci conoscevamo già tutti. Diciamo che la difficoltà più grande forse è stata all'inizio la lontananza da casa, ma una volta ambientati poi è tutto in discesa. L'ambiente è fantastico, i ragazzi fantastici, siamo molto amici e le conoscenze tecniche degli allenatori aiutano molto alla crescita, quindi è un ambiente ideale.